Io le chiedo una cosa, perché bisogna far entrare in vigore il bail-in ancora prima che l'Europa ce lo imponga? Allora, me lo dica. Per salvare tutte le banche, giusto? No, veramente non abbiamo salvato nessuna banca. Le banche erano da salvare. Oppure sei interessato? No, sono interessatissimo. Allora, noi abbiamo fatto un'operazione di due generi, di due tipi. Uno, abbiamo fatto l'operazione di riforma delle banche popolari, che peraltro nel tuo caso Banca Etruria non riguardava perché era già quotata in borsa, ma che era fondamentale per andare a scoprire le schifezze di Banca Popolare, Vicenza, di tutte le altre. Quindi Etruria è stata citata per motivi politici, ma era l'unica che era già quotata in borsa delle 10 motivi banche. Politici perché c'era qualcuno, il padre della... Sì, che noi abbiamo commissariato. Sì. Chi l'ha commissariato? Non lo so, no, io penso che un altro... Un ministro che ha un padre, un genitore, qualcuno che è dentro un consiglio di amministrazione di una banca, si sarebbe dimesso dopo una cosa del genere. Ma in Italia no, questo si può benissimo facilitare. Questo è un punto sul quale tengo a ribadire la posizione, perché certo. mi sta a cuore più che di ogni altra cosa. Primo punto, quel consiglio di amministrazione l'abbiamo mandato a casa noi, è chiaro questo? Quindi siccome ci sono un sacco di bugie, di barzellette, di cose finte in rete, noi abbiamo mandato a casa il consiglio d'amministrazione. Ma non noi, il ministro. Mandato a casa le banche, noi abbiamo salvato i correntisti. Se tu eri azionista, come altri azionisti, quelli di Ferrara abbiamo incontrato ieri, quelli di Vicenza, quelli di Veneto, il punto è, per ristorare gli azionisti bisogna vedere, uno, se sono stati truffati o no. Io non so com'era il prospetto informativo, da chi dipendeva, dal governo della Repubblica o da Banca d'Italia e Consob? Perché gli unici che sono andati a fare la battaglia su Banca d'Italia e Consob siamo noi, e tutti i racconti che vengono fatti sono racconti assolutamente allucinanti e fuori? Fammi finire. Un po' tardivo farlo adesso. Tardivo no, caro, perché a novembre del 15, a novembre del 15 quella misura lì, noi abbiamo salvato centinaia di migliaia di correntisti che altrimenti non trovavano nemmeno il posto dove piangere. Agli azionisti abbiamo detto, senza dubbio, mi basta che tu dica questo, senza dubbio perfetto. Allora, siccome noi questa legge delle banche l'abbiamo dovuta subire da qualche governo precedente, noi abbiamo salvato i correntisti, non i banchieri. Sì, noi abbiamo mandato a casa i commissari e i consiglieri d'amministrazione. Entrare in vigore ancora prima che ce lo imponga l'Europa. È questo che bisogna che bisogna mi che capire. Tu vada a prendere, bisogna che tu ma vada è stato a prendere. Un colpo di mano, un colpo di stato, un colpo di è fondamentale, perché tu ti raccontano un sacco di bugie, perché la vicenda delle banche è una vicenda sulla quale noi abbiamo fatto chiarezza. E aggiungo un'altra cosa, noi ieri abbiamo proposto il fondo anche per azionisti subordinati se dimostrano di avere delle caratteristiche, noi l'abbiamo fatto. Ma quando mi viene detto che io ho salvato i banchieri, caro mio, noi abbiamo salvato i correntisti, non i banchieri, gliela aveva messi in quel posto. Grazie. Chi gliel'ha messo io agli azionisti? Io il decreto legge chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto? Io ho salvato i correntisti, legge. Io non ho un'azione di una banca. Ma il decreto io legge? Io non ho soltanto un mutuo. A me che mi dici che io ho salvato i banchieri, decreto. Non me lo dici. Non si giustifica con il decreto legge. Se non c'era quel decreto legge, c'era quel decreto legge, morivano migliaia di persone che perdevano i conti correnti. Allora si chiede all'Europa di aiutare quelle banche. Vai a chiederlo a quel governo lì che l'ha fatto, non lo chiederlo a me. Il mio governo ha salvato i correntisti. Certo, e non è una cosa senza la quale... Affossando obbligazionisti e azionisti. E perché gli azionisti sono affossati? Perché c'era una norma voluta da quale governo? Studia qual è il governo, Evidentemente questo cittadino ha sentito quello che per esempio i 5 Stelle o una parte della destra dicono, che il PD avrebbe salvato i banchieri, cosa che è falsa, perché noi abbiamo, non noi, il governo con le risorse pubbliche, ricordiamo, quindi con i soldi dei cittadini, ha messo in sicurezza i risparmi di tanti italiani e fatto alcune riforme importanti, ne cito una brevemente, la riforma delle banche popolari, che erano uno dei posti dove si concentrava il malaffare in qualche modo e che poi infatti sono crollate. Questa idea per cui i soldi sono stati dati ai banchieri, quelli col cilindro, che non... sono state misure necessarie per sostenere
risparmiatori che avevano i loro risparmi in banca. Quindi lo spieghi a quei risparmiatori che la posizione dei 5 Stelle era quella di lasciar fallire quelle banche. Poi, ma lo spieghi agli italiani disoccupati, a chi il conto in banca non ce l'ha in questo momento? Se la vostra posizione è lasciamo fallire le banche, nella quale nelle quali centinaia di migliaia di italiani hanno i loro risparmi, ci potevano statalizzare, noi non è la nostra posizione, noi abbiamo tutelato quei risparmiatori e siamo anche orgogliosi di averla fatto e lo rifaremo, certo, perché non sono soldi dati ai banchieri. Di salvare le banche, perdono, correggi la tua definizione, di salvare 7.500, beh, stavo parlando io, sai com'è, 7.500 dipendenti, 7.500 dipendenti, centinaia di migliaia di conti correnti, non le banche, perché le banche, se sotto questa descrizione assumiamo gli amministratori, sono stati commissariati e multati, quindi noi non stiamo andando a salvare, non abbiamo voluto salvare le banche, abbiamo voluto salvare chi o lavorava nelle banche come dipendenti o di quelle banche si serviva col conto corrente. Io vorrei ricordare che noi abbiamo tutelato i cittadini italiani che in quelle banche ci avevano i loro risparmi. Le imprese che avevano avuto accesso al credito, cioè nessuno lo dice mai, ma se noi avessimo fatto come peraltro sciaguratamente fece l'amministrazione Bush non occupandosi del fallimento di alcune banche che poi hanno dato vita alla crisi, noi avremmo lasciato in mezzo alla strada, facendo perdere i loro risparmi, alcuni centinaia di migliaia, forse arriviamo anche alla cifra vicino al milione, di risparmiatori e di imprese che si sarebbero trovate senza le risorse necessarie per continuare la loro attività. Il refrain sulle banche è francamente imbarazzante perché il governo tutela coloro che hanno i loro denari nelle banche, perché ricordiamolo che le banche venete hanno i risparmi nonché erogano mutui a imprese e famiglie in una parte del paese che è fondamentale per l'economia italiana. Chi pensa che le banche non debba essere salvate pensa che bisogna impoverire la gente. Se le banche fossero fallite sarebbe stata una corsa ai bancomat, alle banche, una tragedia per cittadini, risparmiatori e imprese. Così non è stata non sono state regalate ad una banca, abbiamo salvato un paese, perché il Nord-Est non è solo il Nord-Est che viveva con quelle banche, è un paese intero che viveva anche grazie a quelle banche e abbiamo garantito la continuità, la stabilità. Questo è un valore molto più alto, molto più importante della cifra che lo Stato italiano ha messo in campo per il salvataggio. Perché altrimenti quelle banche sarebbero fallite e con il fallimento di una banca pensate a tutti quanti i mutui, a tutti quanti i risparmi, è vero che degli azionisti ne hanno pagato le conseguenze, sono d'accordo, quello era capitale di rischio, poi se ci sono state delle responsabilità dei vertici della banca, questi vertici devono pagare tutto quello che è nelle loro responsabilità, assolutamente, ma abbiamo una magistratura che ha sempre fatto e fa il suo lavoro. Le procure e i tribunali dovranno sanzionare penalmente e civilmente tutti quelli che hanno fatto cose che non si dovevano fare. Però d'altra parte con questo intervento hai salvato non soltanto i correntisti, hai salvato gli obbligazionisti, hai salvato i dipendenti, ma hai salvato anche tante imprese che avevano dei rapporti in quel sistema veneto, in quel sistema che è trainante per l'Italia.